Perché la partecipazione al Summit? Abbiamo ritenuto importante partecipare al Summit soprattutto perché unire la nostra forza con altre associazioni e quindi non da soli, per riuscire a portare la voce dei malati affetti da patologia rara all'interno di una manifestazione importante come questa. Di cosa si occupa l'associazione? Quale riscontro di pubblico avete trovato? L'associazione si occupa di una patologia rara che è la porfiria, è una patologia molto rara e abbiamo notato qui un'affluenza allo stand comunque di personale abbastanza interessato, diciamo, alle malattie rare in genere. Quale poi sia il riscontro in riferimento alla nostra patologia è difficile da dire, l'importante comunque è farne parlare. È il primo anno che prendete parte alla manifestazione? Al Summit è il primo anno di partecipazione. Qual è il responso allora? Solo il tempo ce lo potrà dire, se è stata un'esperienza positiva o no. Io penso di sì, appunto, perché comunque qualsiasi momento è importante per far parlare di noi. È la prima volta che partecipate al Summit? Sì, è la nostra prima partecipazione. Perché avete scelto di prendervi parte? E il nostro impegno è quello di divulgare le problematiche della nostra associazione, la ELA Italia, che si occupa di bambini malati di una malattia che è una leucodistrofia, e cercare di sensibilizzare sia gli utenti che anche le strutture preposte alla cura e alla gestione dei malati. Si sono avvicinate molte persone allo stand? Abbastanza, diciamo che essendo la nostra prima partecipazione non avevamo un metro su cui fare dei confronti e in realtà abbiamo avuto, diciamo, un'attenzione forse superiore a quello che ci aspettavamo. Contate di tornare per una prossima edizione? Sì, quasi sicuramente il prossimo anno riparteciperemo all'evento. Di cosa si occupa l'associazione e perché avete scelto di prendere parte al Summit? Innanzitutto buonasera a tutti, perché in pratica l'importante è essere insieme con tutte le altre associazioni. Noi siamo un coordinamento di genitori per le malattie rare e cerchiamo di mettere insieme le malattie nella sua interezza, soprattutto in ambito sociale e non in ambito sanitario, tant'è che noi ci siamo uniti proprio per le necessità quotidiane e speriamo che a mano allarghiamo ulteriormente il fronte di questo problema in questo tipo di dinamica. Avete avuto modo di parlare con tante persone? Diciamo di sì, questo è il nostro impegno, soprattutto nella divulgazione. Cogema è impegnata nella sensibilizzazione, divulgazione, entratura in ambiti di enti, istituzioni, perché in pratica per noi che riteniamo importante il rapporto con le istituzioni per far sì di ottenere qualcosa a vantaggio delle famiglie, perché il nostro principio è questo, cioè aiutare le famiglie che hanno necessità di essere aiutate. È il primo anno che partecipate al Summit? Sì, per noi sì, ed è un motivo di orgoglio, di piacere, speriamo che possa essere un'esperienza e potremo continuare in futuro.